I morti da Covid-19 sono concentrati in Lombardia, nella contigua provincia di Piacenza, per circa l'80% del totale. In quell'area c'è un problema che va oltre la questione del Covid-19 e si chiama inquinamento atmosferico e malattie respiratorie diffuse. Ne ho parlato il 31 dicembre 2019 diffondendo una foto dell'intero pianeta diffuso dall'OMS sul PM2.5. In quella foto tutta la pianura padana, ed in particolare l'area oggi interessata da questa ondata di morti, era classificata come altamente inquinata. Analoga situazione nell'area di Wuhan, dove è iniziata l'epidemia di Covid-19. E ci sono dati certi e inequivocabili sulle malattie respiratorie che sono in Italia la terza causa di morte per gli uomini e la quinta tra le donne, con la Lombardia al primo posto con circa 7.000 morti l'anno, seguita da Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna, Campania. Esiste uno studio pubblicato nel novembre 2019 che segnala per l'Italia un aumento di morti causati per l'influenza fra il 2013 e il 2017, con il tasso medio di mortalità passato da 11,6 a 41,2 per 100.000 abitanti, registrati in particolare tra gli anziani. Nel 2017 ci sono stati ben 24.981 morti per influenze, con un aumento sensibile anche fra i bambini. I nuovi virus che stanno prolificando nel mondo dal 2002 in poi attaccano tutte le vie respiratorie. È la natura che si ribella all'azione sconsiderata dell'uomo. Sono le attività umane ad essere sotto accusa, quelle industriali, quella dei mezzi di trasporto, auto e aerei, senza dimenticare i mezzi militari e le guerre, che sono le cose più inquinanti in assoluto. È certo che le morti in Lombardia ed Emilia non si fermeranno, se non verrà fermato tutto, come hanno fatto a Wuhan. Cosa che qui ancora ieri sera non è stato fatto. E la gente muore perché il sistema sanitario in Lombardia è scoppiato. Muore nelle ambulanze o perché non può essere ricoverato. Già prima di questa crisi in Lombardia le strutture sanitarie erano insufficienti, proprio nel settore delle malattie respiratorie, dove secondo uno studio del 2019 dell'AIPO, cioè dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri della Lombardia, la saturazione dei posti letto delle pneumologie è pari a 112%, era cioè largamente insufficiente in tempi normali, in una realtà dove l'insufficienza respiratoria è presente nel 50% dei ricoveri nelle pneumologie e nelle riabilitazioni respiratorie e il 40% dei pazienti usa ossigeno e il 37% dei pazienti è allettato o costretto in poltrona. E chi è affetto da insufficienza respiratoria è una persona in pericolo di vita. E il Covid-19 provoca polmoniti e insufficienza respiratoria. L'aria in Lombardia fa schifo. Ma c'è altro, ancora un altro dato che aggrava di più la situazione nelle aree del nord. È in quell'area che il movimento dei Novax ha il suo maggior numero di adepti, come dimostrano gli atteggiamenti conciliatori nei loro confronti dei presidenti delle regioni del nord. Questo fatto, secondo l'OMS, è alla base dell'impennata dei morti per influenza prima citato.
e le vittime sono soprattutto anziani, ma anche bambini sotto i 5 anni. Il complotto di cui tutti parlano a proposito del Covid-19 è in realtà l'inquinamento atmosferico e i responsabili sono un sistema economico-sociale che si disinteressa completamente del rispetto dell'ambiente con la complicità della maggioranza della popolazione mondiale. E proprio ieri a Gallarate, in provincia di Varese, è andata a fuoco una fabbrica e subito i vari responsabili locali e regionali si sono affrettati a rassicurare che non ci sono conseguenze per la salute. Oramai i responsabili della sanità pubblica vivono in un loro mondo fatto di soldi, di scartoffie burocratiche e di null'altro. Il governo fa lo stesso, perché non prende l'unica decisione che va presa in questo momento, che è quello che hanno fatto in Cina, dove è stato bloccato tutto, in tutta la provincia dove è situata Wuhan. In Lombardia è esattamente il contrario. A Bergamo e a Brescia le fabbriche continuano a produrre e gli anziani a morire. E a Brescia non si è fermato un minuto tutto il comparto bellico che lì ha il suo centro. E chi come Trump attacca la Cina perché avrebbe nascosto volutamente l'epidemia, mente sapendo di mentire, lancia accusa con lo scopo evidente di avere un casus belli falso e facile, come sono tutti i casus belli della storia dell'umanità. E ci pensano fonti dello stesso servizio segreto USA a smentire Trump e la sua politica bellicista. La Cina, secondo la virologa Ilaria Capua, non aveva strumenti per trovare questo virus. Ci hanno messo un po' di tempo e quando hanno capito, hanno messo il lockdown, hanno cioè chiuso tutto. E chi parla di virus creato in laboratorio dice una falsità, perché è sempre Ilaria Capua che parla. Da un punto di vista genetico è chiara la loro derivazione da un virus che convive con i pipistrelli, un virus che ha fatto un primo salto di specie passando in un altro animale, il pangolino, e che poi è passato a sua volta nell'uomo. Quella dei salti di specie è una cosa antica che risale a 8.000 anni fa, quando ci fu il primo salto di specie che portò alla diffusione del morbillo, che è stata una mutazione della peste bovina passata alla specie umana. Il tutto aggravato oggi dalla velocità enorme con cui i virus si trasmettono in tutto il mondo, grazie agli aerei. Nessuno pensa che ogni giorno nel mondo si affettano circa 100.000 voli aerei e si muovono 1 miliardo di persone da un punto all'altro del globo e con le persone viaggiano i virus che con noi convivono. E si preferisce parlare di oscuri complotti per non mettere in discussione un sistema economico-sociale che ha distrutto la casa in cui viviamo. E nello specifico ha trasformato la sanità pubblica in una infernale macchina per fare soldi, che ha il suo massimo proprio in Lombardia. Un amico medico che ha lavorato 10 anni in Lombardia mi ha spiegato in che cosa consiste il sistema lombardo e perché esso è assolutamente incapace di far fronte a questa crisi e perché i medici continuano a parlare del servizio sanitario italiano come il migliore del mondo. Il migliore per loro da un punto di vista economico. In Lombardia le cliniche private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale non hanno un tetto di spesa come esiste in tutte le regioni italiane. E lì i costi delle singole malattie hanno un prezzo nettamente superiore a quello che viene riconosciuto nelle altre regioni d'Italia. Ciò ha favorito la creazione di cliniche nel privato convenzionato dove ci sarebbero delle eccellenze sanitarie e ciò serve a spostare risorse da tutta Italia verso la Lombardia e
e ai prezzi che stabiliscono i baroni della medicina lombarda e i padroni che finanziano la sanità lombarda. E sono le altre regioni, in particolare quelle del sud, che finanziano la sanità lombarda. Questo è il cosiddetto federalismo o l'autonomia differenziata che dir si voglia. Gli ospedali pubblici lombardi, che 20 anni fa erano all'avanguardia, oggi sono ridotti a lazzaretti perché la gran maggioranza dei medici si è spostata nel privato che non si occupa di epidemie con le quali non si fanno soldi. Ma c'è un ultimo dato da considerare. In questo momento tutti i morti, dato il loro numero elevato, vengono cremati. Su nessuno dei cadaveri è stata effettuata l'autopsia. Non sapremo mai quali sono le cause effettive della loro morte e se ci siano o meno anche, come qualche virologo pensa, altre cause e altri virus coinvolti oltre il Covid-19. È una cosa che pagheremo nel futuro perché di epidemie come questa, stante l'inquinamento esistente, saremo costretti a viverne ancora parecchie. E né il governo italiano né gli altri governi potranno mantenere la promessa di fermare l'epidemia trovando il vaccino miracoloso. Le cause sistemiche che stanno dietro l'esplodere delle epidemie stanno tutte nelle mani dell'uomo e finora non sono state rimosse. E l'ansia di guerra che c'è nei capi delle nazioni come Trump dice che non lo saranno affatto, perlomeno nel breve periodo. Occorre cambiare sistema sociale, occorre cambiare il proprio approccio con la vita e la natura. Non più il profitto individuale al centro, ma l'umanità. L'ambiente, il rapporto stretto con tutti gli altri esseri viventi, una tecnologia che non distrugga tutto ciò che la natura ha costruito in alcuni miliardi di anni di evoluzione. Questa è la sfida. E chi parla di guerra e indica i nemici in questo o quello stato sta difendendo solo il proprio portafoglio e non gli interessi dell'intero genere umano. Che dire? Buongiorno, nonostante tutto, e cerchiamo di recuperare l'umanità e la capacità di analisi critica della realtà.